stata parecchia fatica sta cosa qua. Potrei dire, dovresti saperlo per i corsi di analisi, ma so che non è così e quindi devo farlo io. In un mondo ideale queste cose le sapreste già e io farei solo fisico, e stiamo perdendo tra virgolette tante ore, però questo è il linguaggio della seconda parte del corso, quindi voi siete molto responsabili di capire queste cose. Quindi un campo, stiamo parlando di campi conservativo, l'ho usato di nuovo sta parola, a me scappa perché ovviamente sono un fisico e quindi mi scappa di dirlo. Quindi immaginiamo di avere un campo vettoriale che abbia la caratteristica numero uno, cioè che presi due punti qualsiasi, l'integrale curvilineo del campo vettoriale dal punto A al punto B lungo una qualsiasi curva in realtà non dipenda dalla curva. Questo è il tipo di campo di cui voglio parlare. Poi c'è un'altra affermazione che abbiamo dimostrato essere equivalente alla 1, che è dire che presa una qualsiasi curva chiusa l'integrale curvilineo è sempre 0. L'integrale curvilineo lungo una curva chiusa si chiama circuitazione, quindi dire che un campo vettoriale ha circuitazione sempre nulla è equivalente a dire che presi qualsiasi due punti l'integrale curvilineo dipende solo dai punti e non dalla curva. L'abbiamo dimostrato questo, abbiamo dimostrato che se è la 1 allora la 2, se la 2 allora la 1, quindi la 1 e la 2 sono equivalenti, sono due modi di dire la stessa cosa. Poi dalla 1 abbiamo dimostrato la 3, l'abbiamo fatto esplicitamente la 3. Cosa abbiamo detto? Supponiamo che un campo vettoriale non dipenda, l'integrale curvilineo non dipenda dalla curva, ma solo dai punti di inizio e punti di fine. Abbiamo immaginato di tenere un punto scelto a caso fermo e l'altro punto di pensarlo variabile, di poterlo spostare, cambiare a volontà. E tenendo un punto fermo e il secondo libero di cambiare, abbiamo di fatto individuato una funzione, perché l'integrale curvilineo dal punto fisso al punto finale dipende solo dal punto finale, non dalla curva, per l'ipotesi, cioè che il campo vettoriale abbia questa caratteristica. Quindi questa funzione che abbiamo creato, tenendo fermo un punto e lasciando libero l'altro estremo della curva, che proprietà ha? Abbiamo costruito esplicitamente il gradiente di quella funzione scalare ed era proprio la funzione V, era proprio il campo vettoriale V. Quindi abbiamo fatto questo in classe, guardate bene gli appunti, abbiamo immaginato la 1 e abbiamo costruito un campo scalare, Φ. Deve essere chiaro, la Φ era preso un punto fisso, variavo l'altro punto e mi costruivo questo oggetto qui lungo una qualsiasi curva, è sempre un numero che dipende dalle coordinate del punto dell'estremo libero. Abbiamo costruito questa funzione che è uno scalare, l'abbiamo studiato e abbiamo capito che quella funzione lì, le sue derivate parziali erano proprio le componenti di V. La derivata parziale di Φ, di quella Φ rispetto a x, era proprio la componente x di V. La derivata parziale di questo rispetto a y era proprio la componente y di v, e la derivata parziale di quello rispetto a z era proprio la componente z di v. E questa affermazione è equivalente a dire che v è il gradiente di φ. Questo è col linguaggio delle derivate e questo è il linguaggio degli integrali, che è proprio questa qua, lungo una curva qualsiasi c. Quindi in realtà non devo specificarlo perché per l'ipotesi 1 non dipende dalla curva. Quindi questa indicazione qua alla fine evapora. Potreste anche non scrivere. Io lo scrivo solo per ricordare che questo è un integrale curvilineo. Ma la Φ non dipende dalla curva che collega la A alla B. Questa Φ qua non dipende dalla curva che collega il punto fisso al punto variabile. Questo è il linguaggio delle derivate, questo è il linguaggio degli integrali. Quindi questo è l'equivalente del teorema fondamentale che lega derivate ed integrali nel campo dell'analisi vettoriale. Va bene? Poi ho introdotto il rotore,
è un modo per dire che è un campo, abbiamo dimostrato, cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo dimostrato che se la 3 è vera, se abbiamo un campo che ha questa proprietà qui, se abbiamo un campo vettoriale che è il gradiente di un campo scalare, allora è rotazionale. Vi ricordate, abbiamo usato il teorema di Schwarz, giusto? Quindi in questa dimostrazione, la 3 implica la 4, c'è il teorema. E anche stamattina mi sono dimenticato di guardare come si scrive, mannaggia me. Vabbè, il signor Nero. Come si scrive? Così? Sì. Non ho controllato, ma credo di sì. Ok, quindi per un matematico, anzi, poi abbiamo la 1 implica la 3. La 3 implica la 4, la 1 implica la 3 cos'era? Ah sì, questo l'abbiamo fatto per abbiamo costruito esplicitamente, costruito esplicitamente la phi. Eccola qua, questa è la phi. Questa è una phi qua. Ok. La 4 implica la 2, non l'ho dimostrato, ma è ovvio se uno... Non ho dimostrato cosa? Non ho dimostrato il teorema di Stokes. Quindi non è corretto questo, perché io posso dimostrare che la 4 implica 2 invocando il teorema di Stokes. Perché il teorema di Stokes è questo che non ho dimostrato. Quindi questo per il momento è un teorema che piove dal cielo. Se ho tempo magari vi abbozzo una dimostrazione. Teorema di Stokes. Quindi non ho dimostrato il teorema di Stokes, quindi non è corretto questo. E il teorema, perché è chiaro che se questo è identicamente nullo, cioè se ipotizzo la 4, se dico che il campo V è irrotazionale, cioè ha un rotore identicamente nullo, allora è evidente che se questo è identicamente nullo, questo sarà identicamente nullo per qualsiasi curva C. Perché il teorema di Stokes dice questo: per qualsiasi C, deve valere questo teorema. Quindi se questo è 0, allora questo sarà 0 per qualsiasi curva chiusa. Ok, quindi la 4 implica il 2 per il teorema Stokes, ma in Stokes di per sé il teorema lo sono enunciato, okay. Non l'ho ancora dimostrato, enunciato per il momento. Quindi già per un matematico è sufficiente questa rete di dimostrazioni dimostrare che queste 4 affermazioni sono equivalenti, perché un matematico farebbe così: la 1 implica la 2, la 2 implica la 3, la 3 implica la 4, e si dimostra che la 4 implica la 1, sono tutte quante equivalenti tra di loro. E vedete che ho già fatto questo, perché la 1 con la 2 e la 2 sono equivalenti, quindi in un certo senso sto dicendo che la 2 implica la 3, la 3 alla 4 e la 4 alla 2, quindi che è equivalente alla 1, quindi ho già fatto vedere che sono equivalenti tra di loro queste 4 enunciati. Sono 4 modi equivalenti di dire cos'è un campo irrotazionale. Chiaramente il più semplice è questo, no? Perché è irrotazionale, perché ha rotore nullo. Vorrei fare un commento, vorrei fare che se ho la 3 che implichi la 1, perché credo che sia utile che lo sappiate, anche perché così capite un po' di più cos'è il gradiente. Cancello un po'. Quindi adesso voglio fare due battute su questo, che la 3 implichi la 1, cioè che presa un campo scalare, cioè preso un campo vettoriale che possa essere scritta così, abbia la caratteristica 1, ok? Quindi sia V
il gradiente di un opportuno campo scalare. Ok? Allora, il campo scalare, questo in qualche modo l'ho detto al precorso, quindi se guardate forse l'ultimo filmato, le ultime ore del precorso. Se prendete un campo scalare, x, y, che funzione x, funzione di x, y e z, cos'è un campo scalare? È una ricetta che assegna a ogni punto dello spazio un numero, non più un vettore, un numero. Se voi avete un punto, chiamiamolo P0, e un altro punto P, dove P0 ha coordinate x0, y0, z0, e questo punto ha coordinate x0 più delta x, y0 più delta y, z0 più delta z, voi potete, la domanda potrebbe essere: qual è la variazione di phi nell'andare tra questi due punti? Cioè, qual è delta phi inteso come la phi calcolato in questo punto, quindi x0 più delta x, y0 più delta y, z0 più delta z, meno phi nel punto x0, y0, z0. Uno potrebbe chiedervi questo. Allora, se l'esercizio è, che so, che il punto P0 è uguale a 2, 3 e 5, e delta X vale, che so, 0,1, delta Y è uguale a che so, 0,4, e delta Z è uguale a 0,3, voi... Se conoscete la phi, se conoscete la phi, supponiamo che la phi sia questo. Che so, che sia a x al cubo, y al quadrato, z alla quinta. Questa è una phi che associa a ogni punto dello spazio un numero. Ok? E qualcuno vi chiede qual è la variazione di phi nell'andare in questo punto, rispetto a questo punto, con incrementi di x, y e z di questi valori. E voi cosa fate? Mettete questi numeri qua dentro per ottenere questo, poi aggiungete a, poi calcolate, questo sarebbe del punto 2,01,3,4 e 5,3, quindi voi prendereste questi punti qua, questi valori di x, y, z, li mettereste qua dentro per calcolare questo, no? Questo è un modo brutale, diretto, d'accordo? E calcolereste qual è la variazione di phi. Vediamo se qualcuno riesce a capire con questo passo indietro. Supponete che questo sia una funzione e questo sia il valore x0. Eccolo qua il valore della funzione. Lo disegno un po' più accentuato il disegno, perdonatemi, la funzione la faccio un po' così, perché se no non ho abbastanza spazio. E questo sia x0 più delta x. E qualcuno vi chiede di calcolare qual è la variazione della funzione. Cioè, qual è il valore della funzione nel punto x0 più delta x meno il valore nel punto f di x0. Allora voi cosa fate? Se la funzione ha una certa espressione, y uguale f di x, voi prendete il valore x0, mettete qua e calcolate y0, eccolo qua, crack, questo è y0. Poi prendete il valore x0 più delta x, questo, e calcolate la funzione, eccola qua, e questo è il valore della funzione nel punto, x0. Quindi con questo incremento qua, l'incremento della funzione è quella, no? E l'analogia è la stessa cosa. Ma voi potreste fare anche una stima, facendo un po' di cose. Perché supponete che qualcuno non vi dia la funzione, cioè non vi dà questo, non ve lo dà, voi non sapete la ricetta.
supponete che io non vi do la ricetta, ma vi do la derivata di f. Cioè vi dico, io ti do il valore della funzione del punto x0 e ti do la derivata della funzione nel punto x0. Ti do solo questo. Dammi una stima della funzione. Stimate f del punto x0 più delta x avendo solo questo. Mamma come gratta sto gesso, solo questo. Cosa fate? Io non vi do la funzione, quindi non potete calcolare esplicitamente questo. Dite che f di x0 più delta x è uguale, è una stima questa, è circa uguale a f di x0 più la derivata di f calcolato nel punto x0 moltiplicato per delta x. Dovreste tutti sapere questo. Okay, questo si chiama la stima lineare. Quindi, cosa state facendo? Conoscete il valore della funzione in questo punto, x0. Conoscete il valore della funzione. E conoscete la derivata. Cos'è la derivata? È la pendenza della retta tangente. Quindi, in questo punto qui, nel punto x0 più delta x, vedi l'ironia di aver fretta? Quando uno ha fretta, di fatto rischia moltissimo di sprecare il proprio tempo, perché sto scrivendo male e arrivato a un certo punto di bruttura sono costretto a cancellare, quindi quel tempo che devo risparmiare in realtà me lo devo prendere. Questo è il punto x0 più delta x e io voglio fare una stima della funzione qua, sapendo solo il valore della funzione e la pendenza retta tangente. Cosa mi dice questo? Che sarà uguale al valore della funzione punto x0 più questo valore qua, più questo. Questo è quello che mi sto dicendo. Cioè, estrapolo la pendenza della funzione, a partire dal valore iniziale la funzione crescerà, ci sarà un incremento della funzione che è dato da questo cateto di questo triangolo rettangolo. Questo angolo qua, la tangente di questo angolo, è la derivata. E quindi questo cateto è la tangente dell'angolo moltiplicato per la base. Questa è la stima lineare. Fate la stessa cosa qua per le funzioni a più variabili. Questo in un certo senso è il primo pezzo del teorema di Taylor. Giusto? Anzi, sono i primi due pezzi. Il primo pezzo e questo è il secondo. C'è un teorema di Taylor anche per le funzioni a più variabili ed è questo, stima lineare. E la variazione di una funzione a più variabili è uguale, facciamo così, che phi nel punto x0 più delta x y0 più delta y delta 0 più delta z, questo è uguale a phi nel punto x0 y0 z0 più cosa ci sarà? Questo è il caso di una funzione a una variabile. Vedete che c'è la derivata ordinaria calcolata nel punto x0 moltiplicato per la base di questo triangolo. Qua ho qualcosa di simile, però siccome è una funzione più variabile ho le derivate parziali. Quindi la derivata parziale di phi calcolata rispetto a x, calcolato però nel punto più 0, moltiplicato delta x più la derivata parziale di phi rispetto a y, calcolato si intende il punto più 0, per delta y più la derivata parziale di phi questa z sempre nel punto t0 per delta z. Questa è una stima, quindi in realtà è così. Per avere una stima migliore dovete invocare un teorema di Taylor che vi dice quale pezzo in più dovete aggiungere per avere una stima migliore. Nel caso del teorema di Taylor c'è il pezzo quadratico, no?
esempio la derivata seconda, qua ci saranno derivate seconde, questa è la stima del primo ordine, okay, la stima lineare, d'accordo? Quindi in ultima analisi questo è un altro modo per calcolare la variazione della funzione, perché la variazione della funzione è questa, come qua la variazione di f. Allora, supponiamo di avere quindi una funzione un campo vettoriale che è il gradiente di phi. Guardate come, come si calcola la variazione di phi. La variazione di phi può essere scritta in maniera molto elegante così, come il gradiente di phi prodotto scalare delta R, ok? Questa è la componente x del gradiente, questa è la componente y del gradiente, questa è la componente z del gradiente, la componente x del gradiente moltiplica la componente x del vettore spostamento, la componente y del gradiente moltiplica la componente y dello spostamento. Vedete in questa scrittura, ovviamente qua il gradiente è calcolato nel punto più 0, ma non voglio appesantire la notazione, dovete capirlo. Quindi supponiamo che abbiamo un campo vettoriale così e io voglio fare l'integrale curvilineo più lungo una certa curva. Quindi questo è uguale all'integrale curvilineo da a a b lungo quella curva del gradiente di phi. In ultima analisi, cos'è un integrale curvilineo? In ultima analisi, un integrale curvilineo è, per avere una stima, si fa la sommatoria. Di cosa? Di tanti spostamenti lungo la curva. Quindi ho questo era l'integrale curvilineo, cioè ho in mente una curva, penso a una spezzata, la curva è orientata, quindi la spezzata è orientata, sono spostamenti, mi sposto un po' di qua, un po' di qua, un po' di qua, seguendo la curva, d'accordo? E per ogni spostamento mi faccio il prodotto scalare col campo vettoriale. Questo è, cos'è un integrale curvilineo. Chiaramente questi sono spostamenti lungo la curva, quindi questi sono spostamenti lungo la spezzata, orientata, che approssima la curva, C, d'accordo? Adesso guardate questi affari qua. Cosa sono quegli affari là? Leggete questo a ritroso, leggetela in questa direzione. Questo è di quanto è cambiata la funzione phi. No? Pensateci un attimo, pensateci, sto usando questa notazione qua. E questa identificazione è vera a maggior ragione più la spezzata diventa, più le tappe delle spezzate diventano numerose e più la lunghezza delle spezzate è sempre più piccola. Cioè questa in realtà è una stima, siamo d'accordo,
Anche questa è in realtà una stima, perché questa in realtà stima questo. Dove lo posso scrivere? Stima questo. È una stima questo. Quindi, che questi qua, ecco il quarto sh che faccio, il quinto. Questi qua, e questa roba qua, e questa roba è circa uguale alla variazione di φ. Quindi questo è un circa uguale a questa sommatoria. Però, nel limite che devo fare per passare da questa stima all'integrale curvilineo, cioè quando faccio la stima migliore, cos'è che faccio? Stime migliori o n che tende all'infinito e gli spostamenti che tendono a essere spostamenti nulli. Quindi proprio nel limite che mi fa recuperare l'integrale curvilineo, questa eguaglianza diventa sempre migliore. Questa è l'idea, diventa sempre migliore. E questa cos'è? Questa è la variazione complessiva della funzione per andare dal punto A al punto B. Quindi questo è proprio φ del punto B meno φ del punto A. Cosa ho appena concluso? Che in realtà l'integrale curvilineo lungo una curva non dipende assolutamente dalla curva, dipende solo dal valore della funzione φ all'inizio, alla fine meno il valore della funzione all'inizio. Quindi ho appena dimostrato, in maniera un po' così sportivo, dovete guardare voi nelle finezze. Le finezze quali sono? Che cos'è un integrale curvilineo? È in ultima analisi un opportuno limite di una sommatoria. Ma questa sommatoria è proprio scritta in questo modo. Gli addendi di questa sommatoria sono proprio questi oggetti qua. E questi oggetti qui sono circa la variazione di φ nei singoli tratti della spezzata. Quindi di quanto varia φ nel primo tratto? Prendo nota. Poi aggiungo un'altra variazione di φ nel secondo tratto, un'altra variazione di φ nel terzo tratto, finché non esaurisco la curva, e guardo di quanto è variato φ. E di quanto è variato φ non dipende dalla curva. Non dipende assolutamente dalla curva. Un modo forse per riuscire a farvi capire questo, quindi con questo ragionamento, io ho appena dedotto, ho cancellato la sequenza. Chi era questo? Era la 4 che implicava la? No, era la 1 che implicava la? La 3, ok? Non mi ricordo più che ho cancellato. Cioè ipotizzo che l'integrale curvilineo non dipenda dalla... No, era la 3 che implicava la 1, giusto? Quindi ipotizzo che il campo scalare sia il gradiente di uno scalare e quindi deduco che il valore finale di questo integrale curvilineo dipende solo dal punto finale al punto iniziale, non ha memoria della curva che ho usato. Va bene, poi qualche commento qua e là continuerò a farlo, ma li farò man mano che usiamo il subito per la fisica. Riprendiamo un problema di fisica che abbiamo già discusso. Adesso rifacciamo fisica per cortesia. Adesso il campo vettoriale che discuteremo sarà un campo di forza, okay. Allora, in generale c'è un teorema che abbiamo già enunciato e dimostrato, che era che la variazione, mamma mia sti gessi, sono proprio di pessima fattura. Ricordate, abbiamo fatto questo discorso l'altro giorno. Questo è un teorema di cui siete responsabili. E quindi c'è una variazione di energia cinetica nel tempo a patto che la forza abbia una componente nella direzione della velocità. Se la forza è sempre a 90 gradi rispetto alla velocità, non avrò una variazione dell'energia cinetica, casomai avrò una variazione della direzione. La particella si incurva ma non cambia il suo spin. Per avere una variazione di spin serve che ci sia una componente della forza nella direzione della velocità. In un linguaggio equivalente, questo è il linguaggio delle derivate, o che la variazione di kappa
diciamo da B ad A, proviamo lo stesso linguaggio, è questa pensata come funzione del tempo, prodotto scalare la velocità come funzione del tempo, integrando del tempo, questo è il linguaggio delle integrali, questo è il linguaggio delle derivate. Poi vi ho detto che questo qui, in funzione del tempo, questo è l'istante TA, questo è l'istante TB, questa qui ovviamente è un opportuno limite di una sommatoria. Dove prendo l'intervallo di tempo questo, sto integrando del tempo in questo integrale qua e faccio una suddivisione in istanti temporali e questo la chiamo, che so, i vari tempi intermedi, e quindi in ultima analisi questo integrale è il limite di un'opportuna sommatoria. Questa sommatoria può essere riscritta in maniera curva, facendo una cosa del genere. Sto solo mettendo una parentesi, non sto facendo niente per il momento. Voglio far così, è una parentesi mentale questa. Dove associo questo a questo. Questo qui è circa uguale, questo cos'è? È circa uguale allo spostamento nell'intervallo di tempo iesimo, di quanto lui si sposta. Questa è una stima lineare della funzione, questa è una stima lineare di come cambierà la funzione, come cambierà lo spostamento, la posizione. Questa è una stima lineare di come cambierà la posizione da questo istante a questo istante, cioè in questo intervallo. In questo intervallo di tempo qua, di quanto si è spostata la parte. In questo intervallo di tempo, quanto si è spostata la particella? Se conosco la velocità in questo istante qui, se conosco la velocità in questo istante, posso stimare dov'è. D'accordo? Quindi, questa è la velocità, che so, qua, nell'istante iesimo. Questa è la velocità nell'istante iesimo. Dove si troverà la particella? Sapendo che era qui, con questa velocità, dove si troverà in un istante, dopo un intervallo di tempo delta t, la stima di dove si troverà è questa. Questa è una stima. Quindi io sostituisco questo con quello che sta stimando. E ho la sommatoria da 1 a n di fi, della forza nell'istante iesimo, per la stima di quanto si sposterà nell'intervallo iesimo. Questa è una stima qua, eh? Questa è una stima. Però è chiaro che nel limite di avere intervalli di tempo, istanti di tempi sempre più numerosi, d'accordo? Con intervalli di tempi non solo tanto numerosi, ma con degli istanti, gli istanti intermedi non soltanto più numerosi, ma con intervalli di tempo sempre più corti, sempre più brevi, di fatto questi spostamenti diventano molto numerosi e molto brevi, giusto? Quindi dovete riuscire a capire che per avere n che tende all'infinito qui, questo n qua, e per avere questi che tendono a zero, ha l'implicazione, ovviamente che n tende all'infinito, questo è evidente, ma che questi delta r tendono a zero. Quindi ho convertito
l'integrale ordinario nel tempo in un integrale curvilineo dal punto, dalla posizione iniziale alla posizione finale di cosa? Di f prodotto scalare da r lungo la curva. Quale curva? La curva che corrisponde alla traiettoria della particella, perché al passare del tempo la particella sta effettuando una curva dello spazio, la sua traiettoria per l'appunto. E qual è la curva quindi lungo la quale l'integrale curvilineo viene calcolato? Lungo la traiettoria, quindi piuttosto di scrivere C, scrivo proprio traiettoria. La traiettoria è una curva molto speciale, eh? La scrivo in rosso addirittura, così è molto chiaro. Quindi se volete è la traiettoria, è la traiettoria, la curva. Quindi ho convertito l'integrale ordinario in un integrale curvilineo lungo la traiettoria, d'accordo? Va bene, allora cominciamo a mettere i pezzi assieme. E a ragionare su un vecchio problema. Va bene, questo è un teorema fondamentale della fisica, tatuatelo da qualche parte, di nuovo su una zona conveniente, non volete dover andare in bagno a calarvi le braghe ogni volta se volete consultare il vostro tatuaggio, mettetelo da qualche parte dove potete guardare anche il pubblico. La variazione dell'energia cinetica è uguale o a questo o a questo, sono la stessa cosa, però sono con concetti matematici un po' diversi, questo è l'integrale ordinario, questo è un integrale curvilineo, d'accordo? Queste due cose sono chiamate il lavoro della forza totale sul corpo, ok? Il lavoro della forza totale. Quando dico totale posso anche pensare ad altre parole, totale oppure risultante oppure netto. La forza netta risultante, lavoro della forza totale che sta agendo sul corpo nell'andare dalla posizione A alla posizione B o nel suo moto dall'istante A all'istante B. Aggiungete le parole qua, è il lavoro della forza totale chiaramente sul corpo materiale, dall'istante T A all'istante T B o nel suo spostamento dalla posizione A alla posizione B. Spostamento chiaramente che avviene lungo la sua traiettoria. Va bene? Il messaggio qui deve essere molto chiaro, che questa è la forza. Cosa intendo per la forza totale risultante o netta? Intendo quella forza che è nella legge di Newton, questa qui. È la forza che è responsabile della traiettoria, del fatto che la particella stia accelerando, m per a uguale f, quella è la f. Quindi la forza totale risultante non è solo parte, è la forza totale che darà origine alla traiettoria e darà origine quindi alla legge di Newton. Questa è la forza che appare qui. Se riuscite a calcolare il lavoro della forza totale o in questo modo, avete calcolato cosa? La variazione dell'energia cinetica. D'accordo? Allora, qual è il problema? Il problema potrebbe essere questo. Questo è un soffitto dalla quale pende un corpo di massa m, un corpo materiale puntiforme, stiamo trascurando le sue dimensioni. Immaginate che il filo sia ideale, quindi di massa trascurabile, cioè trascurabile la massa rispetto a questo oggetto, e di lunghezza costante, è inestensibile il filo. Quindi la traiettoria di questa particella la conosciamo, perché il problema di applicare questa formula qua, o questo approccio qui, è che dovete conoscere qualcosa.
se voi volete calcolare la variazione dell'energia cinetica con questo approccio, per calcolare questa integrale dovete già conoscere questa funzione e dovete conoscere questa funzione, perché solo se conoscete l'integrando potete calcolare l'integrale. Allora, nel caso del pendolo, come varia la forza in funzione del tempo, la velocità in funzione del tempo? È molto complicato, addirittura io oso dire che non la conoscete, perché abbiamo discusso con un certo dettaglio il moto del pendolo semplice nell'approssimazione che gli angoli fossero piccoli, ed era solo un'approssimazione tra l'altro. Quindi, che succede se io faccio partire questo oggetto da un angolo grande, che so, addirittura da quassù o da qua? Tutta la storia che abbiamo fatto dell'approssimazione ai angoli piccoli non sono mica validi. Quindi in realtà voi, nello stato attuale della vostra conoscenza di fisica, del pendolo semplice, non conoscete questo. Come varia la forza totale sul pendolo nel suo moto? Non la conoscete in funzione del tempo, non conoscete neanche la velocità. Come cazzo fate, non devo usare parole, come fate a calcolare questa integrale? Non lo potete fare. Allora dite, usiamo questo approccio. Questo approccio è già più promettente, perché conosco la traiettoria. Certo che la conoscete, perché il filo è inestensibile. Quindi la traiettoria è un arco di cerchio. È un arco di cerchio. Questo fa schifo come arco di cerchio, però ci penso di cancellare, quindi vi devo spostare questo un po' qua. Ok, conoscete la traiettoria in questo caso. Supponete che la particella parta dalla posizione, eccola qua, immaginate che abbia anche una velocità, non è detto che sia fermo. Shh. Poi si trova qua, questa è la posizione A, questa è la posizione B. La traiettoria è questo arco di cerchio. Qual è la variazione dell'energia cinetica? Allora voi cosa fate? Ci sono due forze che stanno agendo sul corpo. Certo che ce ne sono due, perché non c'è solo la forza peso, perché se non ci fosse il filo, la particella, se la, per esempio la lasciassi partire da fermo qui, andrebbe giù dritto. Se gli dessi una velocità qua, farebbe una traiettoria parabolica. Mica fa un arco di cerchio, fa un arco di cerchio perché c'è un'altra forza, l'abbiamo già detto, è la tensione del filo. Quindi questo signore qua, io la scrivo così, l'integrale curvilineo da A a B lungo la traiettoria della forza totale. Ma la forza totale in questo esercizio, la forza che è MA è uguale alla forza peso, quindi scrivo che so MG, più la forza del filo, che scrivo così. Sono due forze che stanno agendo. Quindi in questa posizione c'è la forza peso e c'è una tensione del filo. Quindi io scrivo qua mg più t prodotto scalare r, dove questo spostamento è lungo la traiettoria. Quindi quando voi fate l'approssimazione dovete pensare a piccoli spostamenti lungo la traiettoria. Ovviamente l'integrale curvilineo, cosa che dovreste convincere voi stessi, che io c'è un teorema che dice che l'integrale curvilineo della somma è uguale alla somma integrale curvilinea, quindi voi fate da A a B lungo la traiettoria A di MG prodotto scalare da R più l'integrale da A a B lungo la traiettoria di T prodotto scalare da R. Adesso dovrebbero aprirsi i vostri occhi. Dovrebbe accendere la lampadina, due lampadine, perché sono due cose notevoli che succedono. Questo qua vale 0. È un zero scalare. Perché vale 0? Perché la tensione del filo è sempre rivolta verso il centro del cerchio. E il cerchio è la traiettoria. E quegli spostamenti dr sono spostamenti sul cerchio, quindi la tensione del filo è sempre a 90 gradi rispetto agli spostamenti infinitesimi delta R. Certo che se lo spostamento, se questa è la vostra curva e voi fate una spezzata, cioè fate la sommatoria
della tensione a prodotto scalare delta RI. Questo è uno spostamento, e la tensione del filo in realtà non è proprio 90 gradi rispetto allo spostamento, perché lo spostamento è una corda, ma nel limite che questi delta R diventano sempre più piccoli, allora la TI, prodotto scalare delta RI, tende a zero nel limite che delta RI tende allo spostamento nullo. Quindi la tensione, il linguaggio che si usa, si dice che la tensione non fa lavoro, perché è a 90 gradi rispetto agli spostamenti. Quindi la tensione non fa lavoro. Questo è il lavoro totale. Questo è il lavoro totale sulla particella. E il lavoro totale sulla particella è fatta di due lavori: il lavoro della forza peso e il lavoro della tensione. Ma la tensione non fa lavoro e quindi non fa l'amore. La tensione non fa lavoro perché? Perché è perpendicolare agli, così si scrive, spostamenti. Per ogni spostamento infinitesimo lungo la mia traiettoria circolare, la tensione è sempre a 90 gradi. Quindi la tensione non fa lavoro. E invece la forza peso fa lavoro. Ma cosa sappiamo della forza peso? Che è conservativa. Quindi l'integrale curvilineo della forza peso lungo la traiettoria è assolutamente uguale all'integrale della forza peso da A a B lungo qualsiasi. Quindi io posso calcolare il lavoro della forza peso senza rimanere sulla traiettoria. Posso scegliere una curva matematica qualsiasi, perché so che la forza peso, che è una forza uniforme, essendo irrotazionale, l'integrale curvilineo non dipende dalla traiettoria, ma dipende solo dal punto iniziale e il punto finale. Quindi io non sono obbligato a seguire la traiettoria. Posso pensare nella mia testolina di calcolare questo oggetto lungo qualsiasi curva, qualsiasi. Posso pensare nella mia testa di andare giù dritti e poi così, oppure di andare così e andare così. E quindi supponiamo di fare questa, perché quell'altra alla fine il ragionamento è molto analogo. Quando vado da qua a qua, quindi dal punto, chiamiamo questo il punto B asterisco, B asterisco ha la stessa quota di D. Una volta che arrivo a B asterisco e mi sposto orizzontalmente da B asterisco a B, qual è l'integrale curvilineo? Dove posso scrivere? Scrivo qua. Questo quanto vale? Quanto vale l'integrale curvilineo della forza peso andando da qua a un punto che è qua? È zero, perché gli spostamenti sono orizzontali, invece la forza peso è così. Quindi questo è zero e mi rimane solo il contributo dello spostamento verticale. E quindi concludete con tutte queste storie qua, che ovviamente qua non ho più spazio, e mi faccio così. Se chiamo questo l'asse X,
il lavoro della forza peso dell'andare da A a B dipende solo dal dislivello e non dal fatto che dipende solo da questa distanza qua. Questo è il dislivello. Dislivello. Quindi, concludendo, vedete come questo semplice esercizio ha impiegato ore, ore per preparare il terreno. Quindi KB meno KA è uguale a MG XB meno XA. E voi dovreste anche ricordare, ah che interessante, la variazione di energia cinetica è identica in questi tre esercizi. Questo è un corpo che cade lungo la verticale, passa per il punto A, il punto B. Qual è la variazione di energia cinetica? Questo è un corpo che scivola lungo il piano inclinato senza attrito, passa per il punto A, passa per il punto B. Qual è la variazione di energia cinetica? Questo è un corpo che magari è partito da qua, passa per il punto A, il punto B. Qual è la variazione di energia cinetica? Esattamente lo stesso valore, dipende dal dislivello. Dipende dal dislivello, non dipende dalla traiettoria. Meditate. È chiaro che la velocità qua è un vettore che è in questa direzione, la velocità qui è un vettore che ha una direzione diversa, perché è dato dalla direzione che abbiamo creato, però il modo è lo stesso. Quindi se questa è la freccia verde, se questa freccia verde rappresenta la velocità qui è un vettore che ha lo stesso modulo, e qua immaginate che stia partendo da fermo. Ok? Così, così questi confronti sono ben fatti. Tutte e tre partono da fermo. Questo va giù dritto, questo segue il piano integrato e questo, trattenuto dal filo, fa un arco di cerchio invece di andare giù dritto. La velocità qua è in questa direzione ma a questo modo, in questo esercizio ha questa direzione ma allo stesso modo, e qua a quale direzione? Alla direzione che è tangente alla curva, no? Questa è la direzione tangente alla curva. La velocità qui è uguale, il modo della velocità qui è uguale al modo della velocità qui, è uguale al modo qua. Meditate su questo fatto, meditate molto a lungo su cosa ho fatto qui. La variazione dell'energia cinetica a rigore è questo integrale curvilineo, in questo integrale ordinario nel tempo, però lo riconverto in integrale curvilineo da calcolare lungo la traiettoria. Mi pongo il problema, noto che lungo la traiettoria la tensione del filo non fa lavoro, la forza peso farà lavoro. Come si fa a calcolare questo? Cazzo, è un po' complicato un integrale curvilineo, però alla fine, proprio perché la forza peso è una forza uniforme, so che è irrotazionale, quindi non dipende dalla forma della curva, quindi di fatto converto questo integrale curvilineo di fatto in un integrale ordinario, perché mi interessa solo da qua, questa parte qua, moto orizzontale, non dà un contributo. Quindi di fatto ho convertito l'integrale lungo questa curva come un integrale ordinario andando semplicemente lungo una retta. Mg dx integrato da xb a xa, cos'è? Mg xb meno xa. Ok? Guardate, è molto importante che voi capiate un sacco di cose qua. La fisica è importante, ma è una formuletta! Ma dov'è la domanda all'orale? Dov'è la domanda all'orale? È qui, no? Questa è la fisica, questa è la parte che chiederò. Ci vediamo alle 2:00.